venire qua Caterina e Giuseppe. È la prima, sì, è perché non lo sai. Penso che se ci avevo detto fare un giro insieme, no? E non ha avuto tanto di iniziare, proprio per fare le passate proprie. E mi adesso c'è la mano, quindi non lo so per mai. Francesca. Infatti gli ha chiesto di segnare lì. Deve essere una
ci abbiamo, ci mettiamo in giro, poi compriamo le macchine. Non sta a fare, io già, già, la presenza con la vecchia, secondo me, è un tempo di un'altra, non è un tempo di un'altra. Certo, ragione. Chiamami la fotografia, che fa la carrozza. Ma io sono Andiamo, dai! Sì, sì, già adesso è quello che com'è. A posto noi. Sperate un po'. Buonasera, do il benvenuto all'Associazione Anfisti Calabresi, Storici Calabresi. Ringrazio della partecipazione e di essere presenti qua in questa serata dell'undicesima sagra di Pipi e Patata degli Antichi Sapori. È un onore avervi qua con noi, ringrazio il Presidente Michele Brosio e un nostro compaesano Piero Massa farà una carrellata, un escursus sul paese, spiegherà qualcosa circa l'origine di Bazzano e di quello che di rilevante c'è nel nostro territorio. Ci fa piacere avervi i nostri ospiti anche stasera alla sagra di Pipi e Patata Antichi Sapori. E vi ringrazio ancora per la partecipazione, grazie di cuore. Bazzano è un paese di 1300 abitanti, però ovviamente non siamo le lettere, siamo i residenti circa un milione, all'incirca, più o meno questo. Comunque, siamo praticamente a 15 km da Serra San Bruno e da 20 da Vibo Valentia. Prossimamente qui ci sarà una superstrada che collegherà l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, Bazzano,
poi va Serra San Bruno e Soverano. Bene. Quindi poi qui sarà un percorso abbastanza interessante. Allora, attualmente in questo punto siamo, praticamente qui è questo chiostro, qua che vedete, abbiamo stato costruito nel 1983. Originariamente qui c'era un convento agostiniano, nel 1650 è stato soppresso, poi si è stato riepreso, poi con i terremoti è stato distrutto. L'attuale cimitero, lì c'era la chiesa proprio dei frati agostiniani. No, ma si è già spiegato abbastanza la storia di Vazzano. Possiamo aggiungere ancora la devozione a San Francesco di Paola, che è molto sentita ogni anno, vengono tutti gli emigranti di cuore, valzarese di ritorno. E questi avvenimenti sono veramente suggestivi della vostra partecipazione a questo momento particolare. Ci onora e ci inorgoglisce ancora di più. La storia di Vazzano, come diceva Pierino, inizia intorno agli anni 1000. Nel 1580 si parlava la lingua greca, il rito greco nelle chiese, era un avvenimento molto importante. Dopo è subentrato il rito latino come funzione religiosa. Allora, i gioielli dell'Alfa sono già arrivati qua in Piazza Marconi, dove verranno parcheggiati a disposizione dei visitatori che vogliono ammirare questi vecchi gioielli dell'Alfa Romeo. Ci vuole un po' di pazienza perché stasera c'è la sagra, quindi c'è un po' di traffico, di movimento, però Vazzano sa sempre accogliere tutto e tutti. È una bella manifestazione perché l'Alfa Romeo negli anni è stata la casa storica, oltre alla Fiat, delle automobili. Era un po' di pazienza perché devono parcheggiare tutte, in modo che poi siano a disposizione la visibilità del paese e di un sacco di gente che c'è. Gli anni passano, ma il fascino per l'Alfa Romeo rimane intatto. Cugino!
altre che ha già preso posto. Questa manifestazione è fortissimamente voluta il meccanico di Vazzano Antonio Calogero, amante delle macchine alte, anche lui ne ha una vecchissima che tiene come un gingillo. Posso? Che faceva la camera calda? Veloce! Ciao! Chiudere il parco. Antonio, scusa, come ti è venuta l'idea di organizzare questo meeting qua delle allora, macchine? Allora, questo mi è venuto l'idea perché praticamente è una passione per l'auto. Io lo avevo già detto questo. E siccome io partecipo a tutti i raduni, no? È bello fare un raduno nel proprio paese, no? Con tanto entusiasmo, con tanta voglia di farlo, specialmente con tanta passione. E questo è il motivo. Va benissimo, è un motivo validissimo, perché uno le passioni le deve coltivare. E i vaccinesi ti ringraziano per aver potuto ammirare questi gioielli dell'Alfa Romeo. Sperando che il prossimo anno faremo un raduno ancora più grande con tanta altra macchina bella. E noi saremo qua per documentare tutto. Ecco, grazie.